Uno dei problemi fondamentali per ogni artista è la necessità di spiegare le proprie opere d'arte. O meglio, in teoria, secondo una vasta scuola di pensiero, l'artista dovrebbe parlare soltanto attraverso le proprie opere, quindi non spiegare le proprie opere. Il problema però sussiste soprattutto quando andiamo nel pratico, perché soprattutto se parliamo di arte informale, come un lavoro del genere, un artista ha bisogno di spiegare le proprie opere, perché altrimenti le persone, lo spettatore, non sa cosa cercare all'interno dell'opera, non sa ciò a cui l'opera rimanda. E in questo modo è difficile fruire bene l'opera d'arte. Mettiamo l'esempio pratico, un esempio che almeno per me è iper problematico perché mi capita spesso, in cui ci sono delle mostre, magari in cui sono esposti più di un artista, quindi magari non ci sono solo io, non ci sono solo le mie opere. E ci sono quindi più opere, magari più opere informali, quindi non figurative, non puoi vedere una figura, ma sono delle opere che, secondo una tecnica diversa, cercano di esprimere magari dei concetti un po' più astratti, oppure possono essere anche dei concetti simili a quelle, figurative, soltanto che non, sono meno immediate, forse nella fruizione. L'artista si può colloquiare con lo spettatore tramite, non so, il titolo che si dà all'opera. Quello sì è un buon modo, però è soltanto, come dire, un indizio. Però l'artista poi, per andare realmente nel profondo della sua opera e delle sue opere, soprattutto, ripeto, se sono opere informali, ha per forza la necessità di spiegare queste opere informali. Anche nel caso in cui l'artista possa dire: no, le mie opere cadono nel registro, esagero, nel registro lacaniano del reale, quindi è ciò che non viene, non può essere neanche simbolicamente espresso, simbolizzato, potremmo dire. Ma anche in quel caso, quindi io creo quest'opera in questo modo, la creo informale perché per me nessun simbolo può esprimere ciò che vorrei esprimere, ma anche in questo caso, anche se fosse una cosa del genere, hai bisogno di spiegarlo allo spettatore, anche se fosse una situazione del genere, perché altrimenti lo spettatore trova una serie di colori che possono essere belli, ma non rimandano a nulla. Sto utilizzando questa parola rimandare, non a caso, perché io ci andrei cauto sul definire che cos'è arte e che cosa non è arte. Ci sono ovviamente nell'arco della storia si sono susseguiti tantissimi pensieri diversi. Uno secondo me abbastanza efficace è il pensiero espresso da Arthur Danton, critico e filosofo. E Arthur Danton esprimeva secondo me un concetto molto preciso. E tentava un po' di superare questo relativismo artistico in cui ogni cosa può essere arte, ogni cosa è arte, quindi è impossibile definire l'arte in alcun modo. E lui sosteneva che l'opera d'arte, utilizzava il termine inglese, to embody, come se desse corpo, incarnasse, ecco, l'opera d'arte incarna un pensiero. E in effetti quello che sostiene Danton mi sembra molto vicino a quello che vorrei esprimere anche io. Deve esserci qualcosa dietro l'opera d'arte. Ovvero, il punto è questo: molti artisti, chiamiamoli così, informali, rischiano di cadere all'interno dell'artigianato, del decorativo. Perché? Perché molte opere d'arte informali sono fatte così, della serie: prendo un colore, lo schizzo qui e lì, mi piace la composizione, è bello. E quindi, visto che mi piace la composizione, è bello, è un'opera d'arte e la vendo in quanto opera d'arte. È un qualcosa che si può fare, indubbiamente si fa e funziona anche, diventa quasi un'opera di design, se vogliamo. Per quanto mi riguarda, però, ciò svilisce un po', come dire, è una forma d'arte depotenziata, potrei dire. Per me, ecco. Una forma del genere perché è depotenziata? Perché il decorativo, il puro decorativo, ciò che è bello perché è decorativo, già esclude al suo interno ciò che è brutto. E sappiamo benissimo, o comunque chi
ragiona su questi temi, studia tanto su questi temi, sa che anche il brutto nell'arte molte volte diventa efficace rispetto a quello che si vuole esprimere. Perché, faccio un esempio, per non andare proprio alla morte dell'arte hegeliana, ma per fare un esempio pratico, una fotografia di una della spazzatura di una, non lo so, di una discarica, ecco, in periferia, vicino New York, in cui magari si vedono svettare da lontano anche i palazzi delle persone più ricche. Una fotografia del genere, magari anche banale, però mette più in luce e parla molto di più di una situazione problematica dei nostri tempi, che non magari appunto il poster che si vede in bar, in tantissimi bar o in tantissimi, non lo so, edifici o aziende, in cui c'è lo skyline classico di New York che non dice niente, appunto lì è decorativo. Se si creano opere d'arte del genere, siamo all'interno per me dell'artigianato, perché una persona può diventare anche tecnicamente fantastica, quindi davvero arrivare a essere tecnicamente Caravaggio, però non avere poi i contenuti. Perché appunto per me ciò che crea l'opera d'arte, il processo che crea l'opera d'arte, è attraverso sia la tecnica, ma la tecnica deve essere supportata da un contenuto che può essere magari emozionale, quindi delle emozioni, dei ricordi, un pensiero, ma un qualcosa che attraverso la tecnica poi possa oggettivarsi all'interno di un'opera d'arte. E in quel caso l'opera d'arte poi è un qualcosa di fisico che noi vediamo, che rimanda però ad altro. Allora lì diventa simbolo, si eleva a simbolo, da siumballo, dal greco siumballo, legare insieme. E all'interno di questo rapporto tra il fisico e il non fisico, ed il fisico che rimanda al non fisico, secondo me c'è il mistero forse dell'arte, forse proprio lì dentro questo strano rapporto che si crea tra l'opera d'arte e ciò a cui vuole rimandare l'opera d'arte. Il punto però cos'è? Che per esprimere dei contenuti, poi qui poi girando intorno si va a finire lì, per esprimere dei contenuti, dei pensieri, delle emozioni, bisogna averli i contenuti e bisogna lavorare sodo su se stessi in modo tale da migliorare e da avere dei pensieri originali, delle emozioni forti, perché si tratta anche quasi di allenarsi all'emotività, si tratta di allenarsi all'empatia, si tratta di allenare se stessi non solo inteso a livello fisico, come gli inglesi dicono workout, ma allenarsi anche studiando. Allora conoscere il contesto magari artistico contemporaneo, la storia dell'arte, ma anche la storia del pensiero, per evitare di essere anacronistici o comunque ripetere un qualcosa che si sia già creato, perché altrimenti, per quanto si possa appunto anche creare un'opera d'arte, un pezzo unico, con un pensiero, un contenuto al suo interno, avendo la tecnica necessaria poi per riuscire a farlo, ma anche lì bisogna creare qualcosa di originale, senza cercare però l'originalità, per come la vedo io almeno, senza cercare l'originalità, perché se abbiamo lavorato su noi stessi, se stiamo cercando di migliorare come persone, allora l'opera d'arte, creandola, e i nostri pensieri saranno per forza originali, perché noi abbiamo lavorato su noi stessi. Nella società odierna non è facile avere pensieri originali, generare pensieri originali, perché con marketing, con propaganda varia, ma e devo dire che la propaganda ormai segue anche le regole del marketing, è davvero difficile. È superbo pensare di avere dei pensieri originali. A volte siamo quasi, appunto come direbbe Lacan, siamo quasi parlati dal linguaggio. In una condizione del genere, appunto, è difficile avere artisti originali. Io penso che la maggior parte delle persone si stia, come dire, domandando ogni volta che entra in un museo d'arte contemporanea, se insomma non siano quelle opere che vede là non siano delle mere espressioni di nichilismo,
e quindi di nulla se ci sia solo il vuoto o se ci siano appunto dei contenuti. Per quanto mi riguarda, credo che all'interno della scena artistica mondiale attualmente c'è tanta carenza di contenuti, perché ci sono molti artisti che non lavorano su loro stessi. Se non hai niente da dire, se non hai niente da dire, esprimerai sempre il nulla, purtroppo. Secondo voi quanto siamo liberi? E qual è il modo migliore per raggiungere il più alto grado di libertà possibile? Io non mi ritengo libero, io lavoro su me stesso per cercare di comprendere al meglio ed avere le categorie necessarie per analizzare bene la realtà, ma non mi ritengo ancora libero, lo noto giornalmente, ma quanto pensate di essere liberi?